Ragazzi, sapete cos'è questa? Questa qui è la boccettina con dentro il latte vivo. Ah, avevo proprio sete. Mamma mia, ragazzi, ho un mal di pancia incredibile. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio. Che male. Non capite, ragazzi, sto veramente malissimo. Come mi gira la testa, ragazzi. Salvo! Salvo! Invia email. Inviato! Oh, ero stanchissimo. Giorgia! Ma che fai ancora davanti alla televisione? È un'ora che stai guardando la televisione. L'hai fatti i compiti? No. Allora, stacca la televisione, per piacere. Ok, e ora subito i compiti. No, papà, non ho voglia. Ma almeno posso guardare il tablet. No, e allora ci siamo capiti. Devi fare i primi compiti. Allora, facciamo così. Questo te lo sequestro, lo prendo io. Lo prendo io. Quando hai finito di fare i compiti, magari poi dopo te lo do. Domani c'è la scuola, Giorgia. E quindi cosa bisogna fare? I compiti. Via, veloci in camera. Non ho voglia. Veloci in camera. Tutti i miei amici sono fuori a giocare, a divertirsi, e io sono qui a fare i compiti, lo ripeto di nuovo, di domenica, perché scusami, io mi vorrei divertire ma invece sono qua a fare i compiti noiosi. Che sta facendo il babbo? Beh, Lucio, ti porta a fare la pipì, andiamo! Ragazzi, avete visto? Il bebè è andato a portare Lucio fuori e il tablet è lì da solo. Vado subito in camera a portarlo, sì! Andiamo, Lucio, su, pipì fatta. Ragazzi, sono passati 20 minuti. Io direi di andare a controllare la Giorgina per vedere se ha finito di fare i compiti. Andiamo a vedere. Giorgia! Ma chi ti ha detto di prendere i tablet? Perché hai preso i tablet? Perché mi stavo annoiando. Ma non mi interessa che ti stavo annoiando. Giorgia, ti avevo detto di fare... L'hai finito i compiti? No, non l'ho nemmeno iniziato. Basta, Giorgia, stai esagerando. Questo è sequestrato, questo è sequestrato, cioè te l'ho detto già due volte, basta. Ora, fin quando non finisci i compiti, i tablet tu non lo vedrai mai più. Ci siamo capiti? Sì, però uffa! Non mi interessa, uffa, fai subito i compiti. Uffa, ragazzi, ma il tablet è mio, poi che me l'ha comprato a fare se poi non me lo fa usare e me lo sequestra sempre? Questo sequestrato si deve comportare come tutti gli altri bambini, cioè come bambini educati. Fin quando non finisci i compiti e se lo meriterà, forse glielo darò. Non c'ho proprio voglia di fare i compiti. Io li sto odiando questi compiti. Devo far venirmi un'idea per distrarre il babbo e prendermi il tablet e guardarmi i video. Mi è venuta un'idea! Ragazzi, sapete cos'è questa? Questa qui è la boccettina con dentro il lassativo. E lo sapete a che serve il lassativo? È una medicina che usano i grandi per fare la cacca. Tipo che quando vanno in bagno e non riescono a fare la cacca, prendono questi e riescono a farla. Ma di solito servono poche gocce. Ma io ce ne ho messo quasi metà boccettina. Quindi, più tempo sto a fare la cacca, più tempo io posso guardare il tablet! Ho avuto un'idea furbissima!
sete. Lo sai che vi dico? Ora vi faccio una bella partita. Ah, che male. No, 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 no. Che male, che male. Mamma mia, ragazzi. Ho un mal di pancia incredibile. No, 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 non ce la faccio. Mamma mia, ma che cosa mi sta succedendo? Oh, che male, che male, che male, che male. Mamma mia, che male. Avrò mangiato qualcosa che è andato a male. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio. Che male. Babbo aveva detto che ci stava tipo 20-30 minuti, quindi che vuol dire? Che io per 20-30 minuti guarderò il tablet! Sì, che fortuna! Se no ci sta benissimo! Oh, mamma mia, che male, come sto male! Mi giro la testa, ragazzi! Non capite, ragazzi, sto veramente malissimo. Avrò mangiato qualcosa, è andata male, è scaduto, non lo so. Oh, come mi gira la testa, ragazzi. Ma che cos'è questo tonfo? È meglio che vado a controllare. Ma che cosa è successo, ragazzi? Babbo, babbo, svegliati. Babbo, babbo. Giorgia, ma che è successo? E papà è svenuto! Come è svenuto? Ma si può? Oddio, ma come ha fatto, Giorgia? Vai intanto di là, prendigli le gambe e tiragliele su, per favore. Ce la fai, amore, brava. Tialle su, tialle su. Salvo? 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 Oio, ragazzi, salvo! Mamma mia, ma quanto è bianco! Oio, che succede? Si è svegliato, lasciagli le gambe, amore. Che succede? Salvo, come stai? Mi sento strano. Aspetta che ti do una mano a rialzarti. Giorgia, ma che è successo? Non lo so, mamma, io ero di là che stavo studiando e a un certo punto ho sentito boom, mamma, fortissimo, e sono venuta di qua e ho visto il babbo a terra sdraiato. Salvo, ma che ti senti? Ma non lo so, mi fa male tantissimo la pancia, c'ho dei crampi. Non lo so, stavo giocando con Nintendo. Aspetta. E a un certo punto mi sono venuti i crampi allo stomaco e sono stato 20 minuti in bagno a fare la cacca, ma di continuo. Ma davvero? Non lo so, avrò mangiato qualcosa, è andata male, è scaduta, qualcosa con la muffa, non lo so, però adesso mi sento tanto debole, senza forze, mal di testa, tipo un'emicrania qui e ancora crampi allo stomaco. Quando si fa tanta cacca si perdono tanti liquidi e quindi serve un po' di energia. Giorgia, andresti a preparare un po' d'acqua e zucchero per il babbo? Sì, mamma, va bene. Ma che succede, ragazzi? Giorgia? Giorgia, amore! Amore mio, vieni qui, vieni. Cucciolino, sei preoccupata per il babbo? Che succede? Questa volta l'ho combinato la propria casa. In che senso, Giorgia? È tutta colpa del babbo che non mi faceva guardare il tablet. Cioè, Giorgia? Che io l'ho messo il lassativo dentro un bicchiere d'acqua. Il lassativo, Giorgia? Ma è un medicinale! Ma stai scherzando? Quante gocce gli hai messo, Giorgia? Non lo so, 30, 40, mezza cucettina!
la boccettina, Giorgia! Oh, oh. E forse si è sentito male, babbo! Ci credo, Giorgia, non bisogna giocare assolutamente con le medicine! Non lo fare mai più perché è pericoloso! Andiamo di là e gli prepari l'acqua e zucchero! Subito! Forza! Ok, Giorgia, ora andiamo a portare questo bicchiere d'acqua e zucchero a babbo. E gli facciamo compagnia perché sta male, povero babbo. Quando si riprende, se si riprende, gli racconterai quello che hai combinato. Va bene, signorina? E secondo me non la prenderà tanto bene. Forza, andiamo. Babbo. Sì? Tieni. Grazie, che cos'è? Acqua e zucchero. Come stai ora? Giorgia, mi fa male ancora la testa, mi gira tantissimo, mi fa male la pancia. Ragazzi, ora gli abbiamo dato l'acqua e zucchero, aspettiamo una mezz'oretta. Vediamo se si riprende, perché se non si dovesse riprendere va portato subito all'ospedale. Sicuramente l'attaccheranno alle flebo e gli daranno il nutrimento attraverso questi tubicini. Speriamo di no, povero babbo, speriamo bene. Allora ragazzi, ora vi dobbiamo salutare e chiudere il video, perché dobbiamo stare dietro a babbo Salvo per vedere se si riprende, poverino. Perché oggi Giorgia non si è comportata proprio bene. Giorgia, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, mi raccomando ragazzi, non toccate mai i medicinali perché sono pericolosi, ma se li volete toccare chiedete ai genitori. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre, oggi un po' dispiaciuti per babbo Salvo, perché sta male, vero Giorgia? Vi salutiamo con un grande wow! Devo andare in bagno, devo andare in bagno! Oh, I don't know.